Via, si parte, buon divertimento allora con Juventus Parma, l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Lodi, Bonucci, Marchisio, giocando una grande gara in fase di interdizione, Claudio Marchisio, Romulo, si guarda attorno, poi prova a pescare Tevez, colpo di testa, arriva Pogba, mette giù con il petto, destro di Pogba, Mirante, poi in rete il tiro e la palla in rete, la Juventus in vantaggio al minuto numero 23 con Fernando Llorente. Juventus 1, Parma 0, Fernando Llorente, il vantaggio bianconero, il perfetto diagonale a battere Mirante che non aveva trattenuto il pallone, il secondo gol in campionato per Fernando Llorente, sempre qui, sempre alla Juventus Stadium, 1-0 per la Juventus. Pressato da Pereira, Decegni trova il tocco per Cassano, Cassano d'esterno verso Mauri, palla sul destro, tiro di Mauri, Buffon, grande intervento di Buffon su Mauri. Pereira va a puntare l'uomo, arriva anche Lichtsteiner, sempre Pereira, deve andare a crossare, no, tocco per Pogba, pallone dentro, attenzione, arriva Padoin, limite l'area di rigore, Padoin, il tocco verso Tevez, Tevez la sposta sul destro, Tevez dentro, arriva Lichtsteiner, destro di Lichtsteiner, palla in rete, il raddoppio della Juventus da Stefan Lichtsteiner, un gol meraviglioso al minuto numero 29, Juventus 2, Parma 0, segna sempre contro gli emiliani, negli ultimi 4 anni ha segnato 3 volte Stefan Lichtsteiner, un gol bellissimo, Juventus 2, Parma 0, Lichtsteiner, dopo 6 minuti il gol di Llorente, è arrivato anche un gol meraviglioso di Stefan Lichtsteiner, guardate che palla, destro a giro, niente da fare per Mirante, la palla che ha lambito il palo dentro la porta di Mirante, gol fantastico di Lichtsteiner. Deve far girare bene il pallone, molto molto larga, formazione di Allegri, Romulo riesce a passare al centro con la punta del piede, va a servire Tevez, Tevez ancora allarga, bene per Lichtsteiner, ma Lichtsteiner, pallone morbido, Llorente, 3-0, un'azione meravigliosa della Juventus, l'assist di Stefan Lichtsteiner, il gol di Fernando Llorente, la sua doppietta personale al minuto numero 36, Juventus 3, Parma 0, ancora Fernando Llorente, la doppietta personale dell'attaccante spagnolo, una palla meravigliosa di Stefan Lichtsteiner, 3-0 Juve, primo tempo, fantastico dei ragazzi. Padoin per Tevez, Tevez ancora, Tevez resiste alla carica di Costa, lo porta a spasso, Tevez, Tevez ancora va a buttare Lucarelli, sempre Tevez, Tevez azione personale, Tevez, Tevez, Tevez in tiro, palla in rete, 4-0, un gol fantastico di Tevez, il gol dell'anno, Carlitos Tevez, un gol sensazionale dell'argentino, al minuto numero 5, Juventus 4, Parma 0, un gol che rimarrà in quest'anno solare 2014, perché un gol fantascientifico di Carlos Tevez. Padoin, Marchisio, la sponda per Pogba, ma lui va a porre, attenzione, destro di Pogba, Mirante, poi arriva Tevez, Carlitos, Tevez, al minuto numero 13, Juventus 5, Parma 0, non ha trattenuto ancora una volta, Antonio Mirante è arrivato come un falco, Carlos Tevez, la cinquina è servita allo Juventus Stadium di Torino, Juventus 5, Parma 0, la doppietta di Tevez in 8 minuti, 5-0 per la Juve. Che partita, signori, partita incredibile della Juventus.
le 7 sfide bianconeri. Coman parte da solo al francese, Coman scucchiaia per Morata, Morata, Morata il tiro, la palla in rete, Juventus 6, Parma 0, un gol bellissimo di Alvaro Morata su un passato meraviglioso di Kingsley Coman, 6-0 per la Juventus contro il Parma, va a segno anche Alvaro Morata, terzo gol per lui in campionato, 6-0 per la Juventus, ma che palla meravigliosa che gli ha dato Kingsley Coman, non sono 6, sono tanti 6 gol in una partita, spettacolo vero qui a Torino. Palla meravigliosa, posizione regolare di Morata, a tu per tu con Mirante, l'ha superato alla sua sinistra, 6-0 il punteggio, anche gol di Alvaro Morata. Per Pogba, liberissimo a destra Lichtsteiner, va a ricevere lo svizzero, ancora Lichtsteiner che se ne va su quella corsia, Lichtsteiner pallone dentro, attenzione, Morata il tiro, la palla in rete, Juventus 7, Parma 0, l'assist di Lichtsteiner, la rete di Alvaro Morata, la sua prima doppietta con la maglia della Juventus, Alvaro Morata, 2 gol nel giro di 14 minuti, 7-0 per la Juventus contro il Parma, altra gemma meravigliosa di Stefan Lichtsteiner per Alvaro Morata questa volta, nel primo tempo era per l'altro spagnolo Fernando Llorente, questa volta per Morata, girata sotto porta, niente da fare per Mirante, 7-0 per la Juventus.